Verona, 4-4-2, Nicolà, Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Pers, Romulo, Buchel, Calvano, Verde, Petkovic, Matos. Allenatore, Pecchia squalificati, indisponibili, Kin, Zaccagni Atalanta, 3-4-2-1, Berisha, Toloi, Caldara, Masiello, Ateboer, Derun, Freuler, Spinazzola, Ilicic, Cristante, Petagna. Allenatore, Gasperini. Squalificati, Mancini indisponibili, statistiche opta l'Atalanta ha vinto l'ultima sfida con il Verona in Serie A, dopo una serie di 7 partite in cui i bergamaschi avevano ottenuto 2 soli punti. Il Verona ha vinto tutte le ultime 5 partite casalinghe in Serie A contro l'Atalanta, nelle precedenti 13 sfide interne i gialloblu avevano ottenuto solo 3 successi, 6-4 p. Il Verona ha vinto le ultime 2 partite di campionato e non arriva a 3 successi consecutivi in serie da ottobre 2013. Entrambi questi successi per gli scaligeri sono arrivati al Bentegodi, per il Verona è lo stesso numero di vittorie che aveva ottenuto nelle precedenti 12 gare interne in Serie A, 1-9 p. L'Atalanta ha perso l'ultima partita, dopo una serie di 5 gare in cui aveva trovato 3 vittorie e 2 pari. Inoltre, prima della sconfitta con la Juventus, l'Atalanta era imbattuta da 7 trasferte consecutive, 5-2-1. Il 20% dei gol del Verona in campionato è arrivato su calcio di rigore, 5-25, percentuale record in questa stagione in Serie A. L'Atalanta è la squadra che in media recupera più palloni a partita in questo campionato, 72 a match. Dal suo esordio in gialloblu Ryder Matos è il giocatore del Verona con più conclusioni, 9, nemmeno un gol per lui. Solo Douglas Costa, 70, conta più dribbling riusciti di Alejandro Gomez, 69, in questo campionato. Video Fantacalcio, i 5 giocatori su cui puntare.